Scontro salvezza al Calbi per la 25esima giornata del campionato di Serie D Girone F. Il Cattolica SM è quintultimo insieme alla Real Giulianova a quota 22 e con una striscia positiva aperta che dura da 6 giornate ospita la San Giustese che segue giallorossi attardate di 2 lunghezze. Cascione deve rinunciare a Guarino squalificato e gli infortunati Maggioli, Barellini, Sommer e Zitelli. Abuziane è reduce dell'influenza ma va comunque in panchina. Esordio assoluto in casa giallorossa per Ferrario, debutto dal primo minuto per Morga. La partita, il primo tiro di Merlonghi dopo neanche un giro di lancette, pallone alle stelle. Al 16esimo Buonaventura per De Cerchio, azione caparbia del numero 9 rosso-blu che guadagna il primo angolo della partita. Al 21esimo rimessa di Croci per Gaiola, pallone in avanti per Ocoli che non ci può arrivare. Croci vince il tackle con Scognamiglio e appoggia per Morga. Tocco da biliardo dell'ex Rimini e sfera che si infila l'MLM in porta. 1-0 e primo gol di Morga con la maglia giallorossa. Al 29esimo Ferrario deve alzare bandiere bianche per un guaio muscolare. Al suo posto entra Pasquini. Gaiola va a fare il centrale difensivo. Al 36esimo ci prova Zannini al termine di un'azione personale. Pallone a lato con Guido Piai che osserva la traiettoria. Al 38esimo punizione per la San Giustese. De Cerchio cerca il secondo palo, Guido Piai si distende e devia in angolo. Al 40esimo bella azione del Cattolica, Croci per Cannoni che allarga a sinistra per Merlonghi. Cross del capitano giallorosso sul palo lungo per Croci che di piatto spedisce a lato. Al 46esimo azione di De Cerchio che finisce a terra al limite dell'area. Romano raccoglie la sfera e tenta il tiro, pallone oltre la traversa. Si va all'intervallo sull'1-0 per il Cattolica. Con il montaggio passiamo alla seconda frazione. Al secondo corner per gli ospiti. Scognamiglio stacca di testa. Guido Piai si ritrova il pallone tra le mani. Il Cattolica abbassa troppo il baricentro. Al settimo Buonaventura raccoglie una respinta corta dalle difese e calcia. Pallone a fondo campo. Al 12esimo il destro dal limite dell'area di De Cerchio sorvola la traversa. Al 16esimo Croce entra in area e frana a terra. L'arbitro lascia proseguire. Al 18esimo Zannini prova a sfondare, Cannoni intercetta il suo passaggio, ma la sfera rimane lì. Esposito appena entrato può calciare, sfera a fondo campo. Al 21esimo grande azione di Cannoni che controlla, si accentra e spara di destra una cannonata ribattuta dalla traversa, pallone sulla riga e nuovamente in campo. Al 27esimo la San Giustese muove palla in orizzontale con guadagno e Proismans. Il tentativo di Fabbri è fuori bersaglio. Nei minuti seguenti sono i ragazzi di Cascione a rendersi pericolosi a ripetizione. Alla mezz'ora Merlonghi avanza a destra e appoggia in orizzontale per Cannoni, il cui tiro è deviato da Patrizzi in angolo. Al 31esimo sventagliata di Pasquini per Croci, che serve al volo Gasperoni, tiro bloccato da Raccio. Al 34esimo Battistini parte da metà campo, avanza per vie centrali e va alla battuta di destro, fendente che finisce fuori. Un minuto dopo Stallone in verticale per Notariale, diagonale largo di poco. Al 42esimo Cannoni ci riprova, questa volta il suo destro è uno zuccherino per Raccio. Al 46esimo il tiro di Bardeggi ribattuto da Ferraro, che ha le mani dietro la schiena. Fa bene il signor Colaninno di Nola a lasciar proseguire. Al 47esimo Fabbri allontana il pallone con le mani e l'arbitro gli mostra il rosso diretto. Al 49esimo Guido Piai deve alzare con una mano oltre la traversa la punizione dei 25 metri di Pomiro. Finisce 1-0 per il Cattolica SM che allunga 7 la striscia positiva e sale a quota 25 in classifica in quintultima posizione, sempre a braccetto con il Real Giulianova.